Oh, ciao, eccoci con un nuovo video. Oggi andremo a parlare di cicale e andremo a vedere come alcune specie di cicale debbano la loro sopravvivenza nel corso degli anni, dei decenni, alla matematica e ai numeri primi. Partiamo un po' da un riferimento storico. Infatti, nel 1749, Per Kern, un naturalista svedese, fu in viaggio esplorativo negli Stati Uniti e vide improvvisamente emergere dal suolo enormi popolazioni di cicale. Vide inoltre che queste cicale che emersero dal terreno, dal suolo, dopo una fase iniziale in cui mutavano verso la loro forma più adulta, queste iniziavano a cantare alla ricerca disperata e frenetica di un partner. Dopo essersi accoppiati in maniera ancora frenetica e ripetuta, si preoccupavano di deporre le uova e dopo un periodo in cui erano emerse dal suolo pari a circa 2 settimane, queste tornavano da dove erano venute, quindi tornavano sotto il suolo e quindi il loro ciclo di vita si sospendeva per un periodo più o meno lungo. La cosa importante è che oltre all'osservazione di questo fenomeno da parte del naturalista svedese, molte altre testimonianze favoriscono, diciamo, questo fenomeno, supportano questa improvvisa emersione delle cicale. E in particolare questo fenomeno è da associarsi alla fine di maggio, in termini temporali. E ancora più importante è il fatto che non tutte le fine di maggio accade questo fatto, ma in particolare ogni 17 anni si ha questa improvvisa emersione delle cicale dal suolo. E 17 vedremo che non è un numero casuale, non è neanche un numero sfortunato, magari per quelli un po' più superstiziosi lo è, però per le cicale vedremo che è un numero molto fortunato che permette loro di sopravvivere a numerosissimi predatori che hanno un ciclo vitale non solo più breve, ma anche in termini matematici la cui durata non divide il 17 in quanto numero primo. Il ciclo vitale di queste cicale dei numeri primi è caratterizzato dal susseguirsi di due fasi. Una prima molto lunga, che può essere lunga per esempio 13 o 17 anni, in cui queste cicale vivono in una fase silente sotto forma di ninfe nel sottosuolo e vanno a nutrirsi della linfa che traggono dalle radici degli alberi. E a questa fase molto lunga segue un periodo in cui vanno ad emergere nell'ambiente, nell'aria del bosco in cui vivono, e a seconda della specie il periodo che passeranno fuori dal sottosuolo può variare dalle 2 settimane ai 50-60 giorni, è un po' dipendente sostanzialmente dalla specie in analisi. Durante questo periodo in cui sono fuori dal sottosuolo, cosa succede? Dopo una prima fase in cui loro vanno a mutare in una loro versione più adulta, i maschi iniziano a cantare per attrarre le femmine silenti che ascoltano in silenzio e cercano il partner per loro più interessante. A seguito di questa fase vi è l'accoppiamento e poi la deposizione delle uova nel sottosuolo. La cosa importante è che queste specie di cicale, nel momento in cui è avvenuta la deposizione delle uova, muoiono tutti gli esemplari adulti, per cui il loro ciclo di vita termina in questa fascia temporale, 17 o 13 anni più un periodo in cui emergono dal suolo. E poi questo periodo di vita è ripetuto poi dalle uova che sono state appena deposte. La cosa importante è quindi che il numero 17 e 13, che caratterizza lo stile di vita e la lunghezza del ciclo di vita di queste famiglie, è l'unica loro difesa. Infatti, nel bosco in cui questi esemplari vivono, ci sono altri miliardi e miliardi di esemplari e di specie diverse che non aspettano altro che delle prede di cui cibarsi, no? Però l'unica difesa che queste cicale hanno messo in atto per difendersi dai predatori che sono presenti in grandi quantità nell'ambiente in cui vivono è la matematica, e in particolare i numeri primi. Infatti, cos'è che succede solitamente? Se hai visto il video che ho fatto sul modello preda-predatore di Lotka-Volterra, e se non l'hai fatto dovrebbe comparirti qua da qualche parte, e ti suggerisco di farlo prima di proseguire il video,
ti sarai reso conto di come in un modello abbastanza semplicistico, in cui vi è un sistema vitale composto da due specie, in cui una è preda e l'altra è predatore, se i cicli di vita di queste due specie sono comparabili e diciamo che le quantità in cui essi sono presenti all'inizio è anch'essa comparabile, cosa succede? Vi è una fase iniziale in cui i predatori continuano a nutrirsi delle prede fin tanto che non si arriva a un numero minimo di prede, per far sì che poi i predatori non possano più aumentare in numero perché non hanno più cibo di cui nutrirsi. A questo punto segue una fase di decrescita del numero dei predatori, alla quale consegue un aumento del numero delle prede, e si prosegue in maniera ciclica, se vogliamo farla in maniera ideale sostanzialmente. Questa cosa però non può succedere nel caso delle nostre cicale dei numeri primi. Infatti, siccome il ciclo di vita delle cicale di questo tipo è di 13 o 17 anni, e siccome nessun predatore nel bosco in cui loro vivono è riuscito ad adeguare il suo ciclo di vita al ciclo vitale delle cicale, perché in particolare magari hanno un ciclo vitale di 2, 3, 4 anni, e siccome il 17 e il 13 sono entrambi numeri primi, ci sono due fattori che favoriscono la sopravvivenza della specie delle cicale dei numeri primi. Il primo è che sostanzialmente i predatori, nel momento in cui vi è questa abbondanza di prede, in quanto dopo 17 o 13 anni vi è un'enormità di cicale, di esemplari che emergono dal suolo, non riescono a sfruttare questa abbondanza perché sostanzialmente non se lo aspettano. Infatti fino a due settimane prima era 17 anni che non vedevano questa abbondanza. Seconda cosa importante, essendo il 17 divisibile solo per 1 e per 17, è molto raro che un lupo, per esempio, il lupo non ha senso in questo caso, comunque un predatore con un ciclo vitale di una durata minore, quindi 2, 3, 4 anni, abbia l'onore di far combaciare il proprio ciclo vitale con il numero 17, ovvero abbia l'onore di assistere a questa improvvisa emersione di questa moltitudine di cicale. Quindi sostanzialmente cos'è che hanno fatto queste cicale? Questo è un aspetto che è da alcuni supportato da un punto di vista biologico, altri lo vedono meno come una motivazione concreta, ma tuttavia è comunque tutto concreto da un punto di vista matematico, corretto. Le cicale di queste famiglie hanno fatto della matematica la loro salvezza, infatti la applicano in maniera molto concreta. Usano il fatto che il loro ciclo vitale è di 17 anni o 13 anni per far sì che le altre specie non possano sfruttare il loro periodo di emersione per nutrirsi e quindi diminuirne la loro quantità. Ok, questo è un esempio abbastanza classico che magari ti è già capitato di vedere o leggere, anche sul sito matone.it ne abbiamo già parlato, o anche sulla pagina Instagram, ma comunque è sempre un'applicazione, un esempio molto interessante dal mio punto di vista, e dovevo fare un video su questo perché è interessante per chi non lo conosce, ma anche per chi magari lo conosce e vuole cercare di trovare qualcosa che gli manca, che non ha ancora sentito e così via. Intanto ti suggerisco anche di guardare sotto in descrizione, perché di sicuro ci sarà qualche link che può interessarti per tuoi approfondimenti personali se ti piace l'argomento. Ok, se ti interessano altri esempi della matematica in natura, come questo, come la sequenza di Fibonacci o come altre applicazioni, altre situazioni in cui la matematica si dimostra nel concreto, ti chiedo di lasciarmi un commento qui sotto il video, magari suggerendomene alcune, così posso prendere spunto e se non la conosco andare a studiarmela e farci un video, altrimenti ben venga se la conosco, così faccio il video subito. Niente, se non ti sei ancora iscritto e ti fa piacere supportare il canale e ti piace quello che condivido, fallo, che per me è sempre un piacere. E con ciò ti saluto, ti auguro una buona giornata, una buona serata in base a quando mi stai ascoltando, se stai ascoltando il podcast o guardando, se stai guardando il video. E niente, ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!